Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Siamo sul metodo Easy Slap, un ebook per bassisti per suonare in slap. Allora, siamo all'esercizio numero 34. Stavamo lavorando su questo tipo di ghost fatto con la mano sinistra che in hammer va a schiaffeggiare colpendo. Io nella tab ho segnato tre corde, ma potrebbe essere anche due, una o eventualmente anche quattro. L'importante è creare questo effetto sordo che si distingue un po' dagli altri tipi di ghost. Noi abbiamo il thumb, che è questo, il pluck, e poi c'è questo suono. Noi dovremo poi combinarli, tutti insieme. Nell'esercizio specifico andiamo a mettere, un gruppetto da tre. Nel primo suoniamo il Mi a vuoto fatto in thumb, quindi nota reale. Nel 2 andiamo a fare lo stoppaggio con la mano sinistra, quindi questa ghost in hammer, e nel 3 andiamo a fare un thumb sulla corda di Mi. Quindi abbiamo questi tre suoni, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quest'ultima sarebbe di un ottavo, in realtà sarebbe un sedicesimo con l'ultima pausa di sedicesimo, ma io lo scrivo in ottavo perché così è molto chiaro, io lo trovo più chiaro per la lettura, poi alla fine l'importante è sempre quello di riuscire a leggerle bene le cose per poterle suonare ed interpretare al meglio. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quindi inizialmente esercitati su questa cosa. Vedrai che riuscirai anche a portarla molto su di velocità. Dopo aver fatto due volte queste tre note, andiamo a cambiare corda, quindi attenzione al pollice che deve scendere di una corda e andare a prendere inizialmente il Re al tasto 5 della corda di La. Dopo ci spostiamo, andiamo a prendere il Do diesis, poi il Si. Di nuovo il Do diesis e poi ripartiamo da capo. Proviamo ad andarlo a suonare lento con la batteria. 3 e 4. Molto bene, l'esercizio è tutto qui. Mi raccomando, come al solito, meccanizza il gesto, parti molto lento, cura molto bene il suono, l'impostazione della mano. Ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Lascia un like e condividi il mio lavoro. Ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!